Incredibile, ragazzi, proprio contro il Borussia Dortmund. Ragazzi, ovviamente l'interista tedesco al 1000% sarà presente a Dortmund, direzione Dortmund. Vi porterò con me tutto il mio viaggio allo stadio. Ragazzi, ovviamente sarò presente, ovviamente sono un po' emozionato perché lo sapete, ragazzi, in Germania il Borussia Dortmund fino adesso è sempre stato la squadra che non ho tifato ma ho simpatizzato. Mi stavano simpatici, ovviamente lo sapete, ragazzi, che sono un interista doc grazie al mio nonno italiano. Quando ero piccolo, così, quando avevo 6-7 anni, mi ha portato sulle sue spalle al Meazza, mi sono innamorato in questi colori e, ragazzi, lo sapete, l'Inter è una delle cose più importanti nella mia vita. Però lo ammetto, ragazzi, giocare una volta a Dortmund, questo stadio meraviglioso, 80.000 posti, la curva sud, la sud curva, la curva più grande in Europa, 25.000 persone in piedi, e poter tifare la mia amata Inter in questo stadio è un'emozione unica, non me lo aspettavo. Perciò da una parte è una bella emozione, è una bella cosa, ragazzi. Faremo un bellissimo vlog, bellissimo viaggio a Dortmund. Penso che sono anche la persona giusta. Penso nessuno su YouTube Italia li conosce bene come me, li potrò bene analizzare. Ci sono video interessanti sulla tifoseria del Dortmund, sulla squadra, sulla tattica. Ragazzi, farò di tutto, ovviamente. Avversario molto interessante. Dall'altra parte, lo ammetto, sono anche un po' triste, ragazzi, perché quest'anno in Champions League io voglio andare avanti, non voglio uscire subito. E ovviamente abbiamo preso il gruppo più tosto, il gruppo più difficile in assoluto. Perfino i commentatori tedeschi l'hanno detto, il gruppo più difficile. Diciamo, sì, è vero, siamo in terza fascia, però, ragazzi, l'Atalanta, che sono stati in quarta fascia, secondo me hanno preso un gruppo molto molto più facile. Di nuovo contro il Barcellona, ragazzi, che hanno fatto dei acquisti, non so, questo mi sembra esagerato, mi sembra FIFA, non è più una squadra normale. Quando c'hai Messi, Dembélé, Luis Suarez, Griezmann, adesso deve tornare pure Neymar, ragazzi, esagerato. Neanche su FIFA, quando giocate 10 stagioni, avete vinto 9 volte la Champions League, potete comprare tutti i giocatori, neanche lì avevo una squadra così, esagerato. Perciò un gruppo tanto tanto difficile, perciò un pochino sono triste, ragazzi. Sarei stato contento per un gruppo un po' più facile, però dall'altra parte, ragazzi, noi amiamo il calcio proprio per queste cose, e sarà bello vedere ovviamente anche tornare il Barcellona a Milano. Sono partite veramente spettacolari, ragazzi, contro Messi, contro tutti questi grandissimi campioni, noi viviamo per questo, saranno delle grandi emozioni. E poi, ragazzi, il Borussia Dortmund in questo momento probabilmente è la squadra più forte in Germania, probabilmente anche più forte del Bayern Monaco. L'ultimo anno avevano già uno squadrone, erano avanti del Bayern Monaco, stavano vincendo la Bundesliga, poi sono crollati completamente verso la fine e il Bayern Monaco ha fatto un altro miracolo, hanno vinto la Bundesliga. Quest'anno c'hanno ancora questa squadra con tanti talenti giovani, per esempio uno come Sancho, ragazzi. Sancho vale già 100-120 milioni di euro, una squadra assurda, ragazzi, veramente fortissima, e hanno fatto anche ancora dei grandi acquisti molto funzionali, come per esempio Julian Brandt per 25 milioni di euro, hanno pagato la clausola, un grandissimo talento tedesco. Mats Hummels, ragazzi, il problemino un po' nell'ultima stagione era la difesa, ragazzi, molto giovani, hanno preso Mats Hummels, ragazzi, forse il difensore centrale più forte tedesco, soprattutto in costruzione, è diventato un po' lento, però in costruzione e per il suo gioco posizionale, secondo me ancora fra i difensori centrali più forti del mondo. Poi Lucien Favre, ovviamente adesso conosce bene la squadra, loro lo conoscono bene, perciò il Borussia Dortmund già l'ultimo anno erano fortissimi. Quest'anno, ragazzi, vi dico la verità, la stampa, tutti qui, diciamo che sarà una gara aperta fino alla fine. Borussia Dortmund e Bayern Monaco non è più una grande differenza, perciò, ragazzi, immaginate avere un gruppo Barcellona e Bayern Monaco, tipo Bayern Monaco. Il Dortmund ormai è a questi livelli, quest'anno è a questi livelli, perciò un gruppo assurdo, ragazzi, davvero davvero assurdo. Però vediamolo in maniera positiva, ragazzi, ci aspettano proprio partite da pelle d'oca, ragazzi. Barcellona, Dortmund, sono partite davvero spettacolari. Poi anche l'altra squadra ovviamente non è mai da sottovalutare, l'abbiamo visto l'ultimo anno
potevo veramente spaccare tutto, che alla fine siamo usciti perché non siamo riusciti a vincere contro il PSV Eindhoven, che avevamo fatto delle partite fantastiche contro il Barcellona, abbiamo pareggiato, contro il Tottenham abbiamo vinto, chi se lo ricorda, ragazzi, il gol incredibile di Vecino. Queste sono emozioni, ragazzi, questo è il bello del calcio. Poi non siamo riusciti a vincere questa maledetta partita contro il PSV Eindhoven, siamo usciti, perciò anche quest'anno, ragazzi, ovviamente anche l'ultima squadra non è da sottovalutare. Ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione. Ripeto, i miei sentimenti sono un po' misti. Da una parte dico, oh, bello giocare contro Messi, contro Neymar, se dovesse arrivare, ma penso che sia molto vicino, contro questi grandi campioni. E poi per me, per voi ragazzi, penso sarà molto spettacolare. Io da tedesco posso analizzare il Dortmund, andrò ovviamente allo stadio, faremo interviste, vlog davanti allo stadio. Io sono esperto, ragazzi, sulla Bundesliga, perciò penso, e poi in generale è un'emozione unica per me poter vedere la mia squadra del cuore, l'Inter, contro la squadra che mi è sempre stata simpatica, contro il Borussia Dortmund. Sarà la prima volta che dico, lo dico già adesso, Dortmund merda, ragazzi, perché c'è solo l'Inter. Ovviamente c'è solo l'Inter, prima di tutto. Perciò ripeto, sentimenti misti, da una parte veramente anche contento, sanno delle belle gare, dall'altra parte dico, cazzo, quest'anno almeno un gruppo un pochino più facile ce lo potevano dare. No, invece, secondo anno consecutivo prendiamo il gruppo più difficile della Champions League. Ragazzi, vabbè, questa è la vita. Un saluto dall'interista tedesco, iscrivetevi al canale di YouTube e seguitemi anche su Instagram, ragazzi, dove sarò molto attivo, anche adesso quando vado allo stadio, farò vlog, piccole interviste, storie, Instagram è anche un bel social, ragazzi, dove possiamo interagire e potete sempre stare con me su tutti i viaggi, faremo live con altri ragazzi che stanno vicino all'ambiente dell'Inter. Ragazzi, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Sempre e solo forza Inter, anche adesso dove si gioca contro la mia squadra che io ho sempre simpatizzato, non importa un cazzo, ragazzi. Da oggi io veramente Borussia Dortmund li vedo solamente in Champions League, poi in Bundesliga spero che vengano, ma in Champions League li vedo solo da avversario. Sempre e solo forza Inter, ragazzi, un abbraccio a tutti gli iscritti di qualità e viva il calcio!